È partita da Trani per poi toccare le altre città del territorio della provincia Barletta-Andria-Trani, la rassegna Salute, una serie di appuntamenti con la cultura, la scienza e i libri in dialogo con i più giovani, organizzato dal Circolo dei Lettori di Biceglie. Eravamo alla presentazione dell'evento, vediamo. Inaugurata a Trani nel polo museale Salute, l'iniziativa del Circolo dei Lettori Presidio del Libro di Biceglie, una rassegna realizzata in collaborazione con l'Universo Salute Opera Donuva, Fondazione Seca, Librerie Vecchie e Segherie Mastro Totaro, Centro di Orientamento Don Bosco, Liceo Da Vinci di Biceglie e ancora l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Un progetto nato nell'ambito della parola che cura, viaggiare per non perdersi, finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del programma straordinario in materia di spettacolo e cultura 2020. La rassegna si è aperta con l'autrice Teresa Porcella, esperta di letteratura per gli adolescenti ed esperta di Maria Montessori. Ha da poco pubblicato infatti una sua recente biografia. Ha dialogato con gli studenti di scuola superiore tranese. Vuole rappresentare un modo piuttosto positivo di guardare alla prevenzione rispetto a quella che è la malattia, ma non soltanto la malattia nel senso più tradizionale o nel senso più noto, ma anche la malattia intesa come disagio. Quindi noi abbiamo inteso attraverso gli appuntamenti che si seguiranno all'interno delle varie giornate, abbiamo voluto prendere spunto dal lavoro che si può fare anche in comunità, nelle comunità tutte, nell'azione di rete e soprattutto nell'azione anche di prevenzione rispetto al disagio, a partire dagli adolescenti.